I costruttori chiedono un impegno preciso ai tre candidati governatori presenti, un provvedimento per far sì che nei comuni pugliesi si realizzino piccole opere entro 720 giorni dal progetto. Ma è solo una delle proposte ai candidati da parte dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori. L'industria edile, che nel 2009 ha in Puglia registrato un calo di occupati di 15.000 unità, con il suo presidente regionale Salvatore Matarrese chiede l'immediato sblocco dei fondi FAS per le aree sottoutilizzate e dei fondi europei a disposizione della regione. Il candidato del centrodestra Rocco Palese ricorda che la giunta Vendola, in fatto di risorse da spendere, ha perso tempo, polemizzando poi con la candidata centrista Adriana Polibortone, che imputa all'ex giunta di centrodestra di aver fatto altrettanto. La nostra amministrazione ha preso tutte le premialità, ha speso tutto quello che doveva spendere nell'attuazione dei fondi strutturali. Cioè, i FAS sono altre cose, quindi c'è anche una confusione che non si sa neanche quello che si dice e qual è la distinzione dei fondi tra comunitari e FAS. Il governo avrebbe dovuto guardare anche in precedenza che cosa è accaduto, perché qui sono 10 anni che non si riesce a tenere il passo. Nel 2005 era stato speso solo il 13% dei fondi dell'Unione Europea. Sulla vicenda FAS, dopo i numerosi appelli del centrosinistra, è stato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, a rispondere a Vendola sui fondi in dotazione non spesi del tutto. È come vincere alla lotteria e poi non passare all'incasso, ha detto il Premier. Questa la replica del candidato governatore del centrosinistra. Credo che siamo davvero di fronte a battutisti professionali. Ci sarebbe bisogno di un governo più serio di fronte alla crisi economica e sociale, non a un gabinetto di barzellettieri. Bisognerebbe spiegare per quale motivo ancora oggi Berlusconi e Fitto hanno chiuso la possibilità di finanziare con i soldi nostri la nostra regione.